Ciao a tutti. Cari amici, siamo arrivati al termine di questa fantastica giornata qui con Garda Produzioni Film. Ho intorno a me tutti gli attori, ho una buona parte degli attori del prossimo film L'Ultima Luna. Ragazzi, fate sentire un bel ciao forte alla telecamera. 1, 2, 3. Ciao! Grandissimi, grandissimi. Passo direttamente la parola a loro, così magari fate un piccolo saluto o magari se avete una piccola frase da dire, un qualcosa, a voi la telecamera. Laura, comincia proprio te, to. Una a caso. Ho parlato prima, cosa dobbiamo dire? ho già detto tutto prima, abbiamo visto il promo, spero sia piaciuto a tutti e chiediamo ai ragazzi cosa pensano, cosa hanno provato in questa esperienza del promo. Vai Antonio. Il promo è stato molto interessante, molto bello e per i giovani veramente devono vederlo. Io volevo ringraziare il nostro regista perché ci ha portato nel mood giusto, portandoci tutta la droga che serviva, grazie Alberto. Sì. Io posso dire che spero possiamo essere d'aiuto a qualcuno, a qualche giovane che oggi magari non riesce a trovare la strada per avere dei valori o non ha le persone che possono amarlo al punto da garantirgli un futuro o delle idee positive per costruire quello che sarà un domani. Allora, mi è piaciuto tantissimo perché è stato molto realistico e ha fatto vedere proprio la vita reale dei giovani, di come vivono veramente la strada, i giovani proprio allo sbaraglio, così. È stato molto realistico, molto realistico. Ok, mangiare le patatine. Sì, perfetto. Ok. Io penso di essere la veterana del gruppo. Sono la mamma di questi ragazzi, di cui una mi sembra che abbia percepito qualche piccolo consiglio che abbiamo tentato di dare. Poi dopo invece c'ho un figliolino che è un po' più scapestratello, però sono molto felice di questa cosa perché, essendo tra l'altro una persona ottimista, sono genitore, ho figlie che sono nella fase dell'adolescenza e ci sono tantissime problematiche che a volte, nonostante ci metti tutta la più buona volontà per ascoltare, cercare di capire, perché in fondo anche tu sei stato giovane e quindi, cioè, uno dice ma che problemi ci sono alla fine per confrontarsi e per dire quello che pensi, però dall'altra parte magari o non c'è il tempo, non c'è la voglia, non si ha fretta, perché secondo me è un mondo di corsa, cioè tutti hanno fretta di avere tutto e subito. E molto spesso, e capisco, le colpe tendenzialmente forse sono le nostre, perché abbiamo avuto un'infanzia in cui magari era più facile ottenere delle cose e abbiamo cercato di dare ai nostri figli tutto quello che abbiamo potuto, cercando di tenerli a riparo da tante brutte cose invece nella vita che poi purtroppo avvengono nella quotidianità. Spero proprio che questo film dia la speranza con i valori giusti, che alla fine non sono tanti, sono pochi e sono semplici. E proprio spero che non si guardi come sempre solo alle cose facili da ottenere con il minimo sforzo, perché quelle più di soddisfazioni sono quelle invece in cui ti impegni totalmente. Io sarò più breve, è stata un'esperienza davvero interessante, emozionante, come riviverla, sembrava come riviverla ieri, e che sia un esempio per tutti e comunque vada, sarà un successo. Io spero che sia anch'io un esempio per gli altri, esattamente, che i ragazzi che sono in difficoltà da questo promo possano avere la risalita verso un futuro migliore. Grazie.
Per me è un po' diverso perché sono il pazzo che circa un annetto fa ha dato retta ad Alberto e con cui abbiamo cominciato questo progetto, tutta questa avventura, e ci siamo sempre trovati comunque nelle mille difficoltà, ci sono state difficoltà. Adesso speriamo che comunque tutte le difficoltà sono passate e il risultato comunque serva. In realtà Alberto mi aveva assunto come badante, però poi alla fine mi sono trovato a badare a quello che scriveva, le sue idee, diciamo a mettere su carta le... Vabbè, ma è vero, mi sta guardando, ma è vero. Sono stato assunto come badante e ho dovuto inventarmi invece un motivo per aumentare lo stipendio, diciamo la verità. Prego. Io sono contento che ci sia finalmente un progetto che riuscirà a unire l'utile al dilettevole, perché questo film sono sicuro che riuscirà a cambiare la vita di molte persone, di molti ragazzi che adesso magari stanno vivendo dei momenti difficili e hanno tutte le idee confuse per il futuro e cercano vie facili. Mi auguro che riusciranno a mettersi sulla retta via e a divertirsi mentre guardano questo film. Ciao, io sono Marina. Io posso dire che è stata una bella esperienza, anche se naturalmente nel promo si fanno poche cose, però quello che ne esce è veramente la vita intera di tante persone. E come madre dico di essere fortunata, perché non mi sono mai trovata in questa situazione, e quindi penso che questo film faccia bene non solo ai figli ma anche alle madri, perché possano capire quanto sono state fortunate o quanto ci devono metterci l'impegno con dei figli particolari. Salve, sono Mary e sono proprio contenta di questo progetto e grazie a Alberto e stiamo iniziando un viaggio fantastico. Grazie Alberto. Una bella avventura. Direi tutti in coro un grazie alla Garda Produzioni Film. Grazie. Cari amici, è veramente tutto. Un grande abbraccio a tutti questi ragazzi, in bocca al lupo per tutto. La luna sta calando e insieme a noi calano anche tutte le... Cos'è che cala? Non cala proprio niente. Cala niente, perché il sipario deve ancora aprirsi. Esatto. Tutto deve ancora... Cala la luna e si apre il sipario. Grazie a tutti, buonanotte. Ciao. E viva l'ultima luna. La.